Eccomi, buonasera a tutti quanti. Io sono Fred, per coloro che non mi conoscono. Buona regola la mascherina, ma comunque siamo tutti a distanza, oltre che tamponati, come giusto che sia in questo momento. Buone feste, perché siamo che a pochi giorni dal Natale. La sto prendendo un po' calma, anche perché aspettiamo magari che altri partecipanti si connettano, siamo in perfetto orario. Benvenuti comunque a coloro che già sono in linea ad una nuova e diciamo anche quasi tradizionale, no? Da marzo ad oggi, sotto periodo di lockdown, presentazione Winback. Teca Winback, azienda leader nel settore della teca terapia, in modo particolare di quello che è il mondo della dinamica, azienda francese che viene molto apprezzata da parte di tutti coloro che vogliono lavorare ovviamente in maniera non standardizzata, ma bensì in una maniera molto più dinamica possibile, col concetto focus primario di ridare movimento al corpo umano quanto prima possibile, ma soprattutto nel miglior modo possibile. Alcuni di voi sicuramente conosceranno già Winback e conosceranno anche quali sono le particolarità della terapia Winback. Faccio comunque un piccolo intro perché credo che sia doveroso e anche necessario per coloro che invece si avvicinano per la prima volta a conoscere da vicino quello che è l'elettromedicale Taker di Winback. Un elettromedicale molto compatto nella sua scocca, possibile in due diverse tipologie di scocca, ma quello che a noi fondamentalmente interessa è a che fare con uno strumento, un tools, un device medico che ci permette di lavorare a tre diverse frequenze, 300, 500 e 1000. Per coloro che hanno, io faccio sempre il conto di parlare con persone, comunque con professionisti, ma soprattutto con colleghi che magari non hanno ancora ad oggi ben saldo in mente quelli che sono i concetti più tecnici del mondo degli elettromedicali. In questo caso, teca terapia che lavora in 3 Hz, maggiore il numero, maggiore è la capacità da parte nostra, ma soprattutto dell'energia che viene trasmessa attraverso i manipoli fino alla piastra neutra molto superficiale. 500 è un valore, è vero che è intermedio, ma lo è a tutti gli effetti perché è un valore che comincia ad avvicinarsi sempre più profondo a quelle che sono le strutture, i tessuti non così molli, ma bensì tessuti rigidi o comunque anche il mondo delle capsuliti, e perciò cominciamo ad abbassarci, se pensiamo ad un contenitore, ad abbassarci sempre più nel profondo. 300 è una frequenza che ci permette appunto di andare a lavorare molto in profondità e andare ad aggredire quelle che sono delle problematiche che riguardano in primis quelli che sono i nostri tessuti rigidi, ok? Perciò mondo del legamento, mondo del tendine, parti inserzionali anche dei tendini, addirittura di arrivo con la struttura ossea, perciò con quella che va a formare poi la struttura articolare del segmento corporeo. Oggi, come avrete già letto per quanto riguarda il webinar che vi sto presentando, riguarda proprio nel specifico, ma soprattutto nel concreto, quello che potrebbe essere, no, un protocollo standard che si va ad applicare su una problematica di tendinopatia achillea. Ok? Tutti quanti noi conosciamo le tre diverse tipologie, questo credo che è sì, la risposta è sì. Tutti quanti noi conosciamo le tre possibili problematiche del tendine d'Achille. Oggi vogliamo prendere in considerazione la più standard, no? La classica, quella che molto spesso riguarda l'attività sportiva oppure anche quella, diciamo, la problematica derivante da un trauma piuttosto che una problematica distorsiva che va ad interessare appunto il nostro tendine d'Achille, che si posiziona nella parte un po' più intermedia, ok? Che è la più, anche più frequente, che riguarda anche quelli che sono i pazienti non necessariamente sportivi, come sia anche nella vita quotidiana, che cominciano ad avere anche a volte e molto spesso dalla sera alla mattina un problema che è il vero dolore del tendine di Achille. Facciamo vedere un protocollo standard. Prima, continuo magari con lo spiegarvi, poi metteremo anche una slide che vi fa vedere quelle che sono le possibili scelte tecniche che la macchina Winback ci mette a disposizione, no? Sappiamo tutti che il mondo Taker lavora con due diverse porte di uscite, una incapacitivo, uno resistivo. Il capacitivo, abbiamo sempre il concetto del più superficiale, perciò tessuti molli, e il resistivo tessuti duri.
capacitivo, però che Winback ha deciso di permettere, o meglio, di far permettere di scegliere al terapista di lavorare con due diverse tipologie di frequenza, 1000 e 500, ok? Quando invece andiamo a parlare di quello che è il mondo resistivo, parliamo di 300, perciò il numero che si rimpicciolisce è 500. Queste sono le possibili scelte, ma ancora più interessante per noi è la possibilità di scegliere su una vasta gamma di accessori che ci permettono appunto di andare a lavorare in maniera diretta sul paziente, perciò far noi muovere quello che è il sistema di frequenza, la generazione del calore attraverso un manipolo che noi andiamo comunque a trasmettere attraverso anche il movimento, no? Andiamo ad espandere in base all'area che noi vogliamo comunque trattare e lavorare, oppure addirittura possiamo andare a scegliere di lavorare in maniera completamente autonoma o perlomeno diretta tra il paziente e la macchina. Winback ha scelto diciamo dei numeri per cercare di spiegare al meglio quelle che sono le possibili modalità di lavoro: l'1.0, il 2.0, il 3.0, il 4.0, il 5.0, che sono quei cinque numeri che rappresentano nel migliore dei modi tutta la vasta gamma di accessori che Winback mette a disposizione. Oggi ne vedremo alcuni, se non addirittura tutti, anche per cercare di capire come poter prendere sempre più confidenza con uno strumento che vi accorgerete, o perlomeno vi sarete già accorti, coloro che hanno deciso di lavorare con il sistema di tecnoterapia Winback, riducendo sempre di più i tempi, ma ottenendo un risultato sempre più efficace, sempre più vincente, se la vogliamo mettere in un linguaggio di performance. Ora mettiamo magari l'immagine di quella che è la nostra schermata, che vedrete anche qua nel display. Dateci solo un secondo. Condividi, perfetto. Allora, questa è la classica immagine che voi vedete accesa, quando la macchina fondamentalmente accesa, e vi fa vedere alcuni title, ok? Che sono nient'altro che le varie tipologie di programmi che noi possiamo andare a scegliere nel momento in cui siamo in accensione con la macchina. Allora, partendo da sinistra, in alto trovate Mix, perché la macchina vi dà a disposizione di scegliere anche delle tipologie di lavoro diverse. E da quella pagina voi potete andare a scegliere di spostare una funzione o l'altra in base a degli accessori, che non sono altro che degli elettrici trasmettitori che potete scegliere in maniera autonoma. Partendo più nello specifico, e poi anche lo parete, se ci sono delle domande. Buona fortuna con i cuccioli. Ti aspetto. Oh, che è successo? Ti hai offeso. Sento che ci sono delle voci, se magari qualcuno può mettersi in muto per non interfacciarsi negativamente durante la spiegazione sarebbe meglio. Comunque dicevo, se ci sono delle domande, magari io faccio questa piccola spiegazione della pagina riguardante il display della Winback, dopodiché magari posso anche soffermarmi se ci sono domande, altrimenti vado avanti e alla fine possiamo confrontarci tra di noi con delle domande più complete tra colleghi. Allora, qui vedete a sinistra l'intensità che viene data in percentuale. La macchina vi permette di partire da un 10% fino ad un 100%. Molto velocemente, ma in maniera molto diretta, vi dico che di solito potrete e lavorerete, perché poi il paziente fondamentalmente diventa anche il vostro termometro, attorno a un'intensità pari tra il 30 e 40%. Solo in alcuni casi, e quali sono questi casi? Quando abbiamo a che fare magari con problematiche molto croniche, che perdurano da tanto tempo, come ad esempio delle capsuliti che ci danno veramente grave difficoltà di movimento, ma soprattutto che sono rappresentate in primis da tantissimo dolore a causa della rigidità, a causa della perdita di proprietà elastica, ok? Di poter andare a lavorare anche con intensità maggiori, ovviamente per lassi di tempo molto contenuti, circa 50 anche 60%. Difficilmente vi accorgerete che avrete bisogno di un'intensità maggiore. In alto poi vedete sempre, sulla barra orizzontale, trovate anche la scritta RET, rete più, CET, deep CET. Non sono altro che le due possibilità di lavoro, capacitivo e resistivo. A sinistra trovate i due RET, il RET e il RET più, o RET plus, come si può anche definire. Che cosa sta ad indicare? Che in poche parole possiamo lavorare con due diverse frequenze anche nel resistivo. Parliamo di
500 Hz o addirittura con il Rete più a 300 Hz. Stesso discorso vale per quello che è il capacitivo, che troverete indicato nella macchina con CET e DIP CET. CET che vi permette di lavorare a 500, DIP CET, che ovviamente DIP in inglese è più profondo, va a 300 Hz. Prima vi ho fatto riferimento a 1000 Hz, che è una modalità di lavoro molto superficiale, attraverso un manipolo tripolare che vi faccio poi vedere dopo con l'immagine, che possiamo scegliere di adottare cambiando l'interfaccia della pagina, pigiando il tasto Mix, e troverete una pagina che vi riporta un nome Focus. Ok? Andando avanti poi trovate, scendendo sotto, Swap e Dynamic, non sono altro che delle scelte di variazione di programma. In poche parole, se scelgo Swap posso permettermi di lavorare, magari dopo faremo anche vedere come e quando si potrà lavorare facendo interfacciare il capacitivo con il resistivo in contemporanea. Scelgo Swap, la macchina mi va da capacitivo a resistivo. Ho una problematica di tendinopatia achillea, potrei anche decidere di lavorare sia con il capacitivo che con un resistivo nel momento in cui io decido di far lavorare il mio paziente in maniera diretta, perché comunque sappiamo che quando lavoriamo un tendine, in modo particolare un tendine di Achille così importante, così grande, molto spesso il discorso del dolore interessa anche la parte inserzionale, chiusa parentesi. Dynamic invece ci permette di lavorare in monosegmento. Che cosa significa? Che io posso spostarmi, ok, a mia scelta, da un RET più, perciò sempre nel monosegmento che è il resistivo, ma voglio lavorare ad una frequenza più alta e una frequenza più bassa in contemporanea. La macchina ogni 3 secondi automaticamente si sposterà dai 300 ai 500 Hz. Stesso discorso, posso sceglierlo per il mondo del capacitivo, perciò da 300 a 500, CET più superficiale, DIP CET molto più profondo. Molti diranno, ma che senso ha poter lavorare? Ma dipende in quale fase della problematica io mi trovo. Posso avere a che fare con una problematica acuta, piuttosto che subacuta, piuttosto che cronica. Ho bisogno di vascolarizzare di più, ho bisogno di vascolarizzare di meno. Ho bisogno di dare la possibilità di abbassare il livello intenso del dolore in una fase acuta, perciò andare a stimolare anche quelli che sono i recettori nelle aree premiotendine che sono posizionati, cercare di inibire quelli che sono i recettori del dolore. Come lo faccio? Cercando di far variare quanto più possibile l'intensità dell'onda che va a attraversare il mio tessuto, e di conseguenza l'onda stessa stimolerà l'intercomunicazione cellulare, molecolare, profonda e superficiale dei nostri tessuti. Scendendo ancora poi troviamo lo pulse piuttosto che super pulse, che non sono altro che delle tipologie di programmi che vengono scelte dal terapista in fasi specifiche. Lo pulse generalmente viene utilizzato in una fase acuta. Io lavoro per esempio in capacitivo, scelgo di lavorare in lo pulse, faccio mente locale, ho bisogno di ridare anche del piacere antalgico al mio paziente, perciò lavorare molto sul dolore. La macchina divide per due il secondo di erogazione, si stoppa l'erogazione per mezzo secondo e aumenta. Sono tante informazioni che vi sto dando, ma che ovviamente diventeranno di una semplicità incredibile nel momento in cui inizierete ad utilizzare la macchina. Quando? Stasera lo facciamo assieme, perché abbiamo il tempo di farlo, e nel concreto poi ci sarà anche da divertirsi, perché potrete vedere quello che potrebbe essere un protocollo diversificato e molto dinamico da parte nostra. Super Pulse invece vado a scegliere quando ho bisogno di aggredire maggiormente quello che è anche un po' il contrasto, la resistenza, ok, che il mio tessuto mi fa. Perciò Super Pulse in un secondo, per mezzo secondo aumenta del 30% e per mezzo secondo ritorna all'intensità di erogazione standard che avevo scelta del 30%, ok? La scelta del time che vedete, pausa, che la macchina andrà anche in pausa, ve lo devo dire, anche in maniera automatica nel momento in cui voi staccate il manipolo dal paziente, ma la macchina posso anche io scegliere di metterla in pausa, se mi devo spostare dal lettino spostare comunque la macchina. Il boost, che ad oggi è stato modificato come terminologia e viene riportato sull'interfaccia attuale come voce tic, che non è altro che dei battiti che io do con il manipolo sulla cute del mio paziente per aumentare o diminuire l'intensità, a dimostrazione appunto che io con la macchina ho un'interfaccia molto dinamico,
difficilmente io tornerò a rimettere le mie dita sull'interfaccia appunto della macchina stessa, ma sarà proprio la mia scelta di lavorare molto lontano, e non a caso in alcune specifiche scelte di programma e di tools, ok, di accessorio, ci troveremo a che fare con dei cavi anche molto lunghi. E poi, l'abbiamo già detto, Dynamic, l'unica cosa che vi troverete di diverso di low pulse e super pulse nel mondo del resistivo è rappresentato da low bit e super bit. Dopo vi faccio vedere in che cosa consiste, ma sappiate che sono delle onde in più da 2 Hz o da 4 Hz per un effetto. In primis 2 Hz molto antalgico, 4 Hz è citomotorio. Chiudiamo con questa pagina perché difficilmente ve lo ricorderete se ve lo richiederò tra 10 minuti. Partirei direttamente con quello che è l'applicazione degli accessori e perciò dei vari tools, degli elettrodi sul nostro paziente. Abbiamo ovviamente la cavia, mi rimetto la mascherina per DPCM, chiamate come voi, per regolamento. Questo è Matteo, oltre che cavia è anche collega, che dopo utilizzeremo anche per farvi vedere un po' di lavoro in dinamica per la gestione appunto della tendinopatia achillea. Io vi farò un po' più la parte che riguarda quello del lavoro classico. Un classico paziente che si presenta a studio, decido di trattarlo con un protocollo 1.0. L'1.0 che cosa consiste? Non consiste altro che l'utilizzo degli elettrodi standard capacitivo resistivo con una piastra di ritorno. Ricordatevi sempre che la piastra di ritorno non ha mai bisogno di essere spalmata con della crema conduttiva. Di conseguenza, quando io inizierò a lavorare sul mio paziente, non farò altro che posizionare la piastra di ritorno, ok? Avevo un cuscino, ma non ce l'ho, non importa. Alzo qua così vedete bene, ma il cuscino anche per far vivere meglio il nostro paziente a studio. Qua. Penso che si veda molto bene. Protocollo standard di partenza, capacitivo, crema conduttiva, la cosiddetta nocciolina di crema. Inizialmente scelgo quella che è la quantità di intensità. Come vi ho detto prima, si lavora sempre indicativamente tra il 30 e il 40%. In alcuni casi specifici si tende ad aumentare, difficilmente si diminuisce. Ci sono alcune fasi in cui si va al di sotto del 30%, e lo vedete dopo, una modalità chiamata 5.0, che non è altro che un lavoro molto manuale, molto fine da parte del terapista sul paziente, quando è molto localizzato e concentrato, e si lavora indicativamente anche al 20%. Ma il 30% diciamo che è un'intensità abbastanza omogenea, ma soprattutto anche molto piacevole per la quantità di calore che il nostro paziente recepisce. Ok? Questo è un classico trattamento, come abbiamo detto, di 1.0. Un lavoro che io definirei abbastanza scarso in termini di dinamicità, in quanto è nient'altro che lavorare con il manipolo classico, capacitivo, che di buona regola la buona fase di preparazione di ogni nostro trattamento, come protocolli Winback, perché ci sono anche dei protocolli che voi potete ritrovare anche all'interno della nostra sezione, della pagina Winback, dove ci sono appunto sull'Academy, no? Al di sotto della voce Academy ci possono essere anche dei protocolli che potete condividere. Potete andare a vedere che inizialmente si tende sempre a consigliare ai terapisti di iniziare una fase di lavoro indicativamente di 4-5 minuti, ok, con un capacitivo che ha l'obiettivo quello di andare un po' a vascolarizzare quella che è la parte che noi andremo fondamentalmente a lavorare. Come vedete, non sono nello specifico nel tendine d'Achille. Io faccio conto che il mio paziente comunque si è presentato ad oggi con il dolore, mi ha esposto, abbiamo fatto un'analisi, abbiamo capito quella che potrebbe essere stata anche la causa. Sapete sempre, o meglio, sapete bene che molto spesso uno dei problemi del tendine d'Achille appunto è la sua muscolatura diretta interessata. Perciò gemelli, perciò soleo, forse ancora di più. Perciò non faccio altro che andare a lavorare, ok, manualmente su quelli che sono dei punti che poi andrò a trattare anche in maniera molto più micro, molto più specifica. Questo è un classico trattamento 1.0. Piastra, abbiamo detto, di ritorno. Facciamo conto che sono già passati alcuni minuti, 4-5 minuti preparativi con il capacitivo. Dopodiché posso andare a lavorare anche con il resistivo. Se voi guardate, io con la macchina interagisco il meno possibile.
perché la macchina riconosce sempre quando io vado a cambiare manipolo dal capacitivo al resistivo, ha un sistema di intelligence interna che mi permette appunto di non avere mai a che fare o quasi mai con la macchina direttamente, ok? Qui mi sposto anche, così riuscite anche a vedere meglio magari quello che potrebbe essere il passaggio manuale. Qui abbiamo resistivo, abbiamo detto che abbiamo a che fare con un tessuto rigido. Vado a preparare anche quello che è il mio tendine, che poi andrò a mobilizzare piuttosto che andare a mettere in carico per un'attività di recupero con degli esercizi in concentrica, piuttosto che isometrica, piuttosto che in eccentrica, che non sono nient'altro che quei protocolli che tutti quanti noi conosciamo, che quotidianamente siamo obbligati ad utilizzare a studio con i nostri pazienti. Allora, questa è una modalità di lavoro molto basic, no? il modo con cui il mondo della teca terapia si è presentata a noi terapisti. Forse ad oggi è anche poco utilizzato, soprattutto quando abbiamo a che fare con delle problematiche come questa, dove abbiamo bisogno quanto prima possibile di rimettere il nostro paziente in un'attività di movimento. A me uno dei lavori che piace tantissimo è quello fase preparativa, dopodiché una fase di lavoro molto più specifico su quella che è la mobilizzazione del mio tendine. Abbiamo fatto una preparazione base, che indicativamente si aggira sempre attorno ai 6-7 minuti, 4 minuti indicativi di capacitivo, seguiti da 2-3 minuti di resistivo, dopodiché iniziamo a lavorare in maniera molto più specifica su quello che è il tendine. Ok? Vi ho detto che la prima non è altro che la modalità 1.0. Ora andiamo a bypassare quello che è il concetto appunto di lavoro abbastanza standard e andiamo a lavorare subito con quello che è il braccialetto, modalità addirittura 5.0, che sicuramente è una delle più efficaci che noi terapisti possiamo utilizzare o far utilizzare anche direttamente al nostro paziente quando abbiamo a che fare con problematiche simili a quelle del nostro webinar di oggi. Allora, datemi un po' di tempo perché io mentre parlo intreccio anche il carico, questa è la mia brutta abitudine, ok? Voi qui forse fate un po' fatica a riconoscere, ma ogni sistema di conduzione, che sia capacitivo e resistivo, viene contraddistinto da un colore. Quando parliamo di capacitivo parliamo di colore giallo, quando parliamo di resistivo parliamo di colore blu, quando parliamo di piastra neutra colore grigio, dopodiché abbiamo il focus colore verde, ma comunque ogni cavo e ogni sistema di conduzione di energia ha un colore. Difficilmente vi potrete sbagliare, anche perché poi non avrete la possibilità di fare il click che permette l'avvio alla macchina. Questa è una fase di lavoro molto piacente da parte del sottoscritto, che non è altro che quella di mobilizzazione. In questa fase io ho messo in pausa per cambiare i cavi, è il lavoro che vado a fare sulla mobilizzazione del tendine. Non ho manipoli, ma ho un bracciale che vi permette di generare in modalità resistivo, che sia resistivo classico piuttosto che resistivo plus, quello di andare a lavorare direttamente sul mio paziente, ok? Generando io del calore. Il calore andrà dalla mia mano in direzione della piastra, come tutti i manipoli. Non sono io che recepisco dell'energia, ma bensì è l'energia che va sempre in direzione, perciò si allontana da me, e questa è la risposta che do già in anticipo a coloro che dicono: ma il terapista quanto va ad assorbire? Allora, il terapista non va ad assorbire. L'unica cosa che si consiglia è quella di utilizzare magari il bracciamento direttamente su di noi per una tempistica pari a 7-8 minuti, ok? Dopodiché è buona regola andare a lavarsi subito le mani con acqua fredda per riportare eventualmente quello che è la quantità di calore che noi percepiamo a livello più vicino allo zero, al fine di preservare la nostra buona qualità tattile che dobbiamo poi utilizzare quando lavoriamo sul nostro paziente, ok? Altrimenti non ci sono delle controindicazioni. E a parlarvi è anche uno che è un portatore di pacemaker, perciò rientra in quelle che sono le controindicazioni del mondo della teca terapia, e
lo faccio da tempo senza nessuna controindicazione, ok? Questo è il lavoro che di solito si fa per mobilizzare, oppure per lavorare anche su quelle aree molto più dense, come potrebbero essere dei trigger point, per quanto riguarda i trigger del sole o comunque dei gemelli, che sono molto comuni laddove ci sono, comuni e facilmente riscontrabili laddove ci sono delle problematiche con il tendine d'Achille, ok? Questo è un lavoro di solito di 4-5 minuti, ma anche 3 minuti, dove si fa una buona mobilizzazione, ma ci permette anche di lavorare per quelle che sono eventuali delle aderenze che riguardano direttamente la struttura del tendine, ok? Dove siamo noi a generare una mobilizzazione in flesso estensione della nostra caviglia per andare a lavorare appunto su quelle che sono aderenze che molto spesso interessano il tendine d'Achille, che molto spesso non vengono trattate dal terapista, perché il terapista, ahimè, tende molto a lavorare con quelli che sono gli elettromedicali direttamente sul tendine, senza mai andare a togliere quelli che sono i cosiddetti ostacoli di buon scorrimento del tessuto. Il lavoro di pinzatura, ok? Pensando al lavoro fasciale di pinzatura, ok? Che va più in profondità che stringere il tendine in sé, in quanto il tendine poi anche in fase di dolore, se io vado a comprimerlo, manifesterebbe ancora maggior dolore. Vado proprio in direzione del mio lettino, lavoro parallelo al tendine, ma tendo comunque a liberarlo, ok? Per quello che è la buona fase di scorrimento. Lavoro banale al concetto, ma molto importante se poi devo considerare che il mio paziente lo farò lavorare in dinamica, perciò lo metterò in posizione retta per andare a svolgere quelli che sono i vari esercizi. Io sto facendo una ottima fase di preparazione, ok? Oltre che tenderò a detendere quanto meglio possibile utilizzando la nostra mano, perché il vero sistema di lavoro è la nostra mano, coadiuvata da quello che la TECAR terapia in questo caso, ok? Generatore di calore, conduzione di calore per facilitare il livello di buona vascolarizzazione e andare a togliere tutte quelle che sono le varie aderenze piuttosto che problematiche del nostro tessuto. Da qui possiamo anche tornare su quello che è l'1.0, rifare un lavoro, ok? Che ci può permettere di riportare una maggior vascolarizzazione in superficie, altrimenti preparata questa fase con il 5.0 andiamo anche a lavorare con un altro sistema di lavoro molto spettacolare, che non è altro che il lavoro del fascia. Nel momento in cui ho liberato un po' più la zona del tendine, vado sulla zona del quadricipite. Uno dei lavori che piace tanto sempre al sottoscritto è il lavoro fasciale, ok? Nel momento in cui abbiamo liberato un po' le zone dei trigger, abbiamo liberato quelle che sono le densità un po' più profonde, possiamo benissimo andare a lavorare sempre coadiuvati dalla frequenza derivante dall'energia in resistivo, con un lavoro fasciale che permette di liberare un po' tutte quelle che sono le aderenze riguardanti la fascia, no? Il rivestimento del nostro tessuto muscolare. Qui non vi ho dato nessun numero di scelta, perché comunque sia è una tipologia che, se forse possiamo definirla un po' come il 5.0, ok? Così come i braccialetti, io lavoro con una piastra fissa neutra, è una sorta di manipolo, così come sono i bracciali, che sono dei manipoli un po' a sé stanti, che lavorano però in modalità resistivo. Posso lavorare anche sulle zone del trigger. Quello che il mio paziente sente, al di là del fastidio, di pressione, è supportato dal
calore che viene generato, un calore di piacere. Ok? Questo è un po' un protocollo standard che molto spesso viene apprezzato dal paziente, che sia questo sportivo o non sportivo, perché diventa abbastanza indolore se svolto ovviamente in una tempistica di 15-20 minuti, che non è nient'altro che sì il trattamento, ma anche tutta quella che è la fase di preparazione per lo svolgimento degli esercizi specifici. Ok? Possiamo lavorare anche su quelle che sono le aderenze che, come vi ho detto prima, trattavo manualmente. Qui posso andare a lavorare con il sistema fasciale, ok, di contorno al nostro tendine. Abbiamo perciò visto assieme quello che è l'1.0 e l'estremo opposto che è il 5.0, ok? Ora vi faccio vedere anche quella che è la possibilità di lavorare non con il 2.0, che lo vediamo appunto dopo in dinamica, con il 3.0, ok? Che viene definita come una modalità expert, che di solito è rappresentata da un manipolo che troverete in grigio, che non è nient'altro che una piastra standard neutra, che nel momento in cui viene utilizzata in fase mobile diventa un conduttore di calore, così come può essere il manipolo che noi scegliamo. In che cosa consiste? Anziché tenere la piastra neutra fissa, io posso scegliere nella modalità 3.0 quella di utilizzare una piastra neutra che mi diventa mobile e che posso far lavorare in contemporanea, ok? Assieme al classico manipolo capacitivo o resistivo. Prima della diretta, giustamente, quando pensavamo di farvi vedere questa modalità, fondamentalmente questo tipo di modalità di lavoro che viene definita da Winback Expert, perché è quella che va a seguire le varie geometrie che il terapista decide di andare a creare nella trasmissione del calore, molto spesso è più consigliata per quello che potrebbe essere una problematica di spalla, ok? Dove lavoro più in un piano frontale, in un piano sagittale, in un piano più trasverso, vado già a creare delle geometrie, sapendo anche che magari ha a che fare con una cuffia di rotatori che sono posizionati in aree diverse e di conseguenza posso meglio andare a mobilizzare il mio lato superiore. In questa fase il 3.0 non viene molto scelto, però visto che abbiamo comunque 5 diverse modalità di lavoro, è sempre bene far capire, perché poi magari uno va a vedere dopo la presentazione all'interno del sito l'1.0, 2.0, 3.0, 4.0, se non abbiamo nemmeno spiegato, ovviamente qualcuno si è perso qualcosa. È comunque anche un modo per lavorare nello sport. Io a volte lo applico sugli atleti per fare anche il semplice massaggio sportivo, no? Vado a generare del calore, mi soffermo magari sul tendine, ok? Con uno dei due manipoli, continuo a lavorare manualmente. Questa appunto è una modalità, diciamo, che appunto riguarda più altri segmenti corporei, molto utile perché permette a noi sempre di avere un contatto diretto sul paziente con le nostre mani, perciò il primo grande sistema di lavoro da parte nostra su colui che si riposiziona sul nostro lettino, sfruttando quello appunto che è l'energia generata attraverso la conduzione della tecnoterapia, ok? Perciò un lavoro molto coadiuvato, molto interfacciato tra macchina e operatore nei confronti del nostro paziente. Questa è la modalità 3.0. Per quanto riguarda la 4.0 invece, mi risposto di un grado sopra, come vi ho detto quando abbiamo visto la foto del nostro display, dalla pagina mono noi possiamo spostarsi su una pagina che prende il nome di Mix, dove all'interno troviamo quello che è il nostro focus, che non è nient'altro che un manipolo tripolare che lavora a 1000 Hz, ok? Molto superficiale, che posso in questo caso andare ad utilizzare sempre su un tendine quando voglio. La crema, come vedete, io la metto sempre, no, ve l'ho detto all'inizio, solo sulla piastra neutra di ritorno, ok? Vado a posizionare un po' di crema su quelli che sono i tre, ok, trasmettitori tripolari, perciò due poli positivi e un polo negativi,
che lavorano a 1000 Hz molto superficiale, che posso ad esempio utilizzare, adesso do io il via perché ho spostato l'intensità, che lavoro per generare molto calore, ok? In questo caso posso benissimo pensare di avere in testa il concetto di grande vascolarizzazione per andare a preparare sempre il paziente in funzione degli esercizi che possiamo svolgere assieme, ok? Qui non avete nemmeno la necessità di lavorare con la piastra di ritorno, voi la piastra la togliete perché il calore va direttamente dai tre trasmettitori, ok, dei poli direttamente sul paziente, perché trovate la piastra di ritorno fondamentalmente come se fosse inserita all'interno di tre piccoli mouse. E questo è un lavoro che viene effettuato molto localizzato, ok? Si effettuano sempre un sistema di lavoro molto circolare per la corretta comunicazione dell'onda, mai soffermarsi, ma bensì lavoriamo sempre in maniera molto circolare. Qui posso lavorarci ad esempio in fase miotendinea, in area miotendinea, ok? Dove vado a lavorare molto con una buona vascolarizzazione prima di mettere il paziente appunto in stazione retta e andare a svolgere gli esercizi. Allora questo ve l'ho fatto vedere molto velocemente, ma di buona regola sul tendine d'Achille è un protocollo che si aggira intorno ai 15-16 minuti già con un'ottima efficacia. Che cosa significa l'ottima efficacia? Che il paziente molto spesso dichiara proprio di sentire una quantità di dolore inferiore rispetto a appena si era posizionato sul lettino, proprio perché non abbiamo solo lavorato con la conduzione di energia, ma abbiamo dato una conduzione di energia preparatoria, abbiamo mobilizzato il nostro tendine, che molto spesso quello che il tendine fa nel momento in cui si ammala è quello di andare subito in una situazione di difesa, perciò di irrigidimento, mantenere la buona mobilità del tendine per poi andare a svolgere tutti quelli che sono i migliori esercizi che vengono consigliati dalle varie ricerche, dai vari protocolli che sono sempre più validati come loro efficacia e buona funzionalità di attività e di messa in movimento del nostro tendine. Il lavoro in eccentrica, l'isometria, perciò le varie fasi che conosciamo, l'acuta, la subacuta piuttosto che la cronica, e anche quella di riatletizzazione con degli esercizi specifici di propriocettiva, anche conosciuti come pliometria. Ok? Con Matteo ora, che oltre ad essere stato paziente sotto le mie mani, e sicuramente è guarito, andremo anche a farvi vedere quella che è la modalità 2.0, ok? Che fondamentalmente viene da noi utilizzata quando dobbiamo far lavorare il paziente direttamente con la macchina, ok? Allora, io adesso faccio la preparazione, così la vediamo assieme, in che cosa consiste il 2.0. Se ci sono nel frattempo delle domande, scrivete pure, perché io così preparo gli elettrodi, leggiamo le domande assieme, cerco di rispondere in maniera migliore possibile. Non sono un bravo terapista, ma a volte sono un buon oratore, diciamo così. Dai, ai miei pazienti gliela racconto. Se ci sono delle domande, scrivete, ma anche coloro che magari hanno familiarità con la Winback Teca, che l'hanno utilizzata e l'hanno già utilizzata e applicata su quelle che sono le problematiche di tendinopatia achillea. Io vi ho dato un consiglio standard su quello che è un protocollo di buon svolgimento: iniziare sempre con i 4-5 minuti preparativi di capacitivo, 2-3 minuti di resistivo, affiancati magari da un paio di minuti in rete più, che possono essere quelli del braccialetto, ok? Che vanno molto a mobilizzare, lavorare più su quelle che sono delle aderenze, cominciare a ridare mobilità dalla caviglia, ok? Flessione plantare, ok? Flessione estensione, flessione dorsale, flessione plantare, mobilizzo. Posso ritornare con un capacitivo che può essere anche molto superficiale con il 4.0 a 1000 Hz, piuttosto che l'utilizzo del manipolo standard a 500 Hz. Dopodiché preparo con il 2.0, che non sono altro che degli elettrodi con il velcro. Ora io vi faccio la preparazione, così poi facciamo alzare Matteo. C'è domande? Lo metto a destra, giustamente Matteo mi suggerisce di metterlo a destra perché così dopo lo vedete bene anche dal video. Sposteremo il video, io posiziono un po' di crema, ok?
come abbiamo detto, colore grigio non è altro che la piastra neutra. La prepariamo. Ora riposizioniamo, poi quando si alza strapperemo via tutto così. Allora, piastra neutra. Buona regola, cercare sempre di fissarla con il cavo che punta verso il pavimento, perché altrimenti se ritrovate verso l'alto nei movimenti abbastanza importanti da parte del paziente si potrebbero anche rovinare, ok? Adesso lo posizioniamo, poi quando il paziente è in piedi, come i scarponi da sci, li andiamo a regolare. Possiamo poi andare ad applicare quello che è il capacitivo o il resistivo sul nostro gemello, ma quello che noi di solito utilizziamo, che viene molto apprezzato anche dal paziente nella fase di esecuzione, prima di tutto perché è meno ingombrante da parte nostra nei confronti appunto del paziente quando lui va a lavorare, evitiamo il contatto forzato della placca di plastica sulla parte di origine del tendine, evitiamo tanta pressione su quello che è la triade, okay, del muscolo soleo e del gemello. Applichiamo invece quello che è il braccialetto, ho anche già pronto, che ho io utilizzato. Cavo più lungo, molto più efficace per quello che è il lavoro che viene svolto durante l'esercizio. Riposizioniamo un po' di crema. Posizioniamo il braccialetto sul piede del nostro paziente. Ok? Cavo sempre in alto. Ora poi quando lo mettiamo in piedi lo vedete. Io sposto tutto e facciamo alzare Matteo. Vieni, ti aiuto. Avvicinami la macchina. La preparazione di solito viene fatta in piedi, ma oggi per necessità l'abbiamo fatta sul lettino perché così potevate vederla. Ok. Allora, abbiamo detto piastra neutra posizionata all'altezza del flessore, ok? Braccialetto modalità 5.0 che abbiamo applicato sulla parte del mesopiede, ok? Leggermente posteriore a quello che è l'area metatarsale del piede, in modo che l'appoggio non ha nessun ostacolo e può iniziare ad andare a svolgere quelli che sono gli esercizi. Ora io vi alzo leggermente la telecamera, così vedete anche Matteo, che vi può spiegare quelli che sono gli esercizi che andremo a fare in fase di acuto piuttosto che subacuto, e anche quella che è una riatletizzazione finale del nostro tendine. Puoi anche abbassare la mascherina, io mi allontano, Matte, e a te la parola. Facciamo un lavoro di team che è sempre più funzionale. Allora, mi sentite con l'audio? Se ci sono problemi di audio mi scrivete pure in chat. Allora, bellissima premessa, benissima premessa per tutta quella che è la fase iniziale di lavoro con i vari tipi di manipoli, 1.0, 3.0, 4.0, 5.0. Adesso applichiamo, come ha detto Fede, il modalità 5.0 con il braccialetto sul piede. Cerchiamo di posizionarlo più possibile vicino alla tibia per non dar fastidio appunto all'appoggio del mesopiede, dell'avampiede. Faremo un tipo di protocollo riabilitativo che comprenda sia la fase isometrica, che la fase centrica, che la fase piometrica. Sappiamo benissimo tutti come terapisti che quello che ci viene consigliato dall'evidenza scientifica per risolvere tendinopatie in generale è sempre l'utilizzo del giusto carico. Giusto carico come sotto forma di esercizio terapeutico applicato in maniera attiva sul paziente e graduale in base alle sue capacità miotendine del muscolo, appunto. Inizieremo ora facendo vedere una piccola progressione di esercizi che magari voi potrete gestire in base al tipo di paziente, sportivo, non sportivo, abituato a lavorare sulla forza, non abituato a lavorare sulla forza, e che comprenderà anche un protocollo sulla flessibilità e la mobilità,
tanto due componenti che saranno comunque fondamentali nel processo di guarigione di quello che è il nostro apparato tendineo achilleo. Abbassami per favore. Passiamo il video. Ok. Ok, ora faremo questa progressione, come ho detto prima, con alcuni esercizi terapeutici che partiranno magari da un esercizio con concentrica, isometria monopodalica, eccentrica bipodalica. Questo già naturalmente sarà un lavoro che è non proprio standard base, ma già un po' avanzato per il nostro tipo di paziente. Dovrà essere in grado di sopportare comunque sia tutto il suo peso del corpo su due piedi nella fase concentrica, nella fase eccentrica, e tutto il suo peso corporeo nella fase isometrica centrale. Questa è una delle prime soluzioni. Un'altra soluzione, andando avanti nella nostra progressione, sarà quella di inserire un lavoro eccentrico. Evidenza scientifica ci viene in aiuto in questo. Riferiscono come gold standard l'esercizio eccentrico, quindi potremmo iniziare magari con un eccentrico assistito da una concentrica bipodalica e un'eccentrica monopodalica. Cercando di fare sempre, di utilizzare sempre tutto il nostro ROM di movimento della tibia tarsica. Movimento sarà sempre molto lento e controllato. La novità in questo caso, quindi, di Tegar Winbeck ci verrà incontro nell'applicare ciò che l'esercizio terapeutico ci può fornire con i suoi concetti anatomici e punto di evidenza, abbinato a quello che è la fisioterapia strumentale. Quindi cercando di guadagnare tempo nel trattamento del paziente, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi. Questa appunto potrebbe essere una seconda, terza fase di lavoro con un'eccentrica monopodalica e una concentrica bipodalica. Una terza, quarta fase potrebbe prevedere quello che è concentrica monopodalica, magari sulla gamba opposta, e eccentrica monopodalica sulla nostra gamba di riferimento, oppure in alternativa, andando ancora più avanti, quello che è direttamente una isotonica monopodalica. Questo già si parla di fase molto avanzata per il nostro paziente, che riuscirà a sopportare tutto il suo peso del corpo sul tendine di Achille di riferimento. Qui saremo bravi noi a gestire il quanto, come, con le varie tecniche, le varie proprietà di esercizio terapeutico, quindi frequenza, potrebbe essere 2 volte a settimana come trattamento, potrebbe essere 3 volte a settimana in base alla fase, potrebbe essere 1 volta a settimana in base magari alla riatletizzazione. Poi magari per quanto riguarda la quantità, quindi l'intensità, il carico bipodalico o monopodalico, quindi bipodalico sapremo che sul nostro tendine d'Achille di riferimento, tra parentesi, tra virgolette diciamo un pochino sotto stress, potrà andarci a gravare un carico di tutto il peso corporeo o metà del peso corporeo, quindi questo per quanto riguarda l'intensità. I tempi di recupero saranno comunque importanti, ma comunque nel tempo di recupero, che potrebbe essere anche passivo, avremo sempre il macchinario, quindi Tegar Winbeck, come macchinario strumentale che ci verrà incontro per continuare il trattamento in maniera anche passiva. L'ultima fase potrebbe prevedere un lavoro biometrico, quindi ci avviciniamo a quello che è il ritorno in campo magari, oppure il ritorno a correre per il nostro sportivo. Potremmo partire da una biometria bipodalica con dei piccoli saltelli, oppure una concentrica bipodalica con un atterraggio monopodalico.
qui già pensiamo, ci avviciniamo molto a quello che è il concetto di corsa. Il concetto di corsa che naturalmente è un gesto prettamente monopodalico. Fino ad arrivare appunto all'ultimissima fase di lavoro in cui faremo una pliometria monopodalica lavorando su quello che è la struttura miotendinea tramite l'esercizio terapeutico in sé e tramite l'utilizzo sempre del nostro macchinario attaccato Tecar Wimbeck. Per quanto riguarda invece la componente di mobilità e di flessibilità, noi potremo sempre abbinare queste due componenti, quindi di fisioterapia strumentale a quello che è l'esercizio terapeutico stesso, lavorando magari sulle due componenti anatomiche di riferimento, quindi avremo gastrocnemio, quindi muscolo biarticolare, andremo a lavorare sulla flessibilità tramite questo tipo di esercizio, quindi con flessione dorsale del piede ed estensione della gamba. Il lavoro del nostro paziente sarà avvertito prevalentemente a livello muscolare, quindi centrale sulla componente del nostro tricipite isurale. Oppure, per andare più a focalizzarci nel soleo, flettendo il ginocchio, ricordando che il soleo componente monoarticolare, flettendo il ginocchio, quindi escludendo l'articolazione che al soleo non interessa, lavorando soltanto su quello che è la flessione dorsale, il nostro paziente avvertirà un lavoro più focalizzato sulla parte miotendinea. Queste saranno le componenti, i fattori sia estrinseci sia intrinseci su cui noi terapisti dovremo lavorare. Perfetto. Matte, grazie mille. Come avete visto, queste sono state delle fasi molto specifiche di lavoro da parte di Matteo, che avremmo potuto fare noi, no? Sul nostro paziente. La cosa bella che appunto lavorando con quello che è il sistema Wimbeck, come avete visto, una piastra fissa alloggiata sull'area dei flessori, l'utilizzo di un braccialetto che lavora sempre in modalità resistivo, che sia resistivo a 300 piuttosto che resistivo a 500, perciò abbiamo detto a 300 lavoriamo quando siamo nel RET Plus, RET Standard lavora a 500. Ma la cosa bella appunto è proprio di lavorare con un braccialetto che ci evita quella che è la pressione eccessiva sul tricipite della sura nel momento in cui andiamo a eseguire quelli che sono appunto degli esercizi specifici, che siano nella gestione della prima fase, quando lavoriamo con l'eccentrica, come Matteo benissimo ha spiegato, ma soprattutto anche quando andiamo a fare quella che è la fase ultima, no, di aratetizzazione, con dei balzi, ok? Lavoro molto specifico a livello proprioscettivo, che se avessimo utilizzato una classica piastra da alloggiare a livello del nostro gemello, ok, sarebbe stata molto più impattante, una pressione sicuramente molto meno confortevole. Abbiamo visto nella mia prima fase quello che era il lavoro che si racchiudeva al massimo in circa 15 minuti, ma veramente al massimo, perché in 12 o 13 minuti, ma anche 11 minuti già riuscite a fare un lavoro molto efficace. Quello di Matteo potrebbe essere un lavoro che indicativamente si attesta a più o meno alla stessa quantità di tempo, ok? Minuto più, minuto meno. Possiamo poi andare a concludere su quella che è la rimessa del nostro paziente in stazione distesa sul lettino con un capacitivo per andare proprio a rilassare quella che è stata, soprattutto nelle prime fasi di gestione, no? Di una tendinopatia in fase acuta con molto dolore, cercare appunto di ritornare a ridetendere e ridare anche un piacere di sollievo, perché soprattutto appunto nelle prime fasi possiamo avere a che fare con una manifestazione di dolore da parte del nostro paziente. Lo andiamo a distendere, riportiamo il paziente in stazione di calm down, dopodiché 4-5 minuti di lavoro di chiusura capacitivo sarebbe il completamento di un protocollo completo che in 30-35 minuti diventa molto efficace. L'abbiamo spalmato molto sull'ora, visto che avevamo un'ora a disposizione, ma considerate che è un lavoro in stazione statica, in stazione dinamica, quella dell'esecuzione degli esercizi, più fase di chiusura, 30-35 minuti, avete completato un classico protocollo coadiuvato dal sistema di frequenze di Wimbeck, nelle modalità capacitivo, resistivo,
più tutte le altre varie tipologie che, come abbiamo detto, possono essere in low pulse o super pulse, beat o super beat, che magari in un'altra occasione andremo anche a vedere in maniera molto più dettagliata quando, come, perché scelgo di utilizzare queste tipologie di programma, di andare ad aggiungere a quello che è l'applicazione del generatore, ok, del manipolo. C'è una domanda, low pulse e super pulse in fase acuta o cronica, come le moduli? Allora, il low pulse, prima, quando eravate sul lettino, ho cercato di dirvi velocemente che era molto più utilizzato quando sono in una fase acuta, dove cerco di andare a penetrare anche quelle che sono le barriere tissutali che il nostro corpo genera, perciò quelle che sono chiamate anche resistenze fisiologiche profonde, dove in una fase acuta gestisco con low pulse. Quando abbiamo detto che in un secondo viene suddiviso in due parti, nella prima parte 0,5, millesimo più, millesimo meno, 0,5, la macchina stoppa l'erogazione e nella seconda parte riprende l'erogazione dell'intensità. Ok? Questo è per cercare di convogliare al meglio quello che è l'onda, di conseguenza la frequenza, ma ancora di più la comunicazione dal manipolo alla piastra di ritorno, che nell'intermezzo avrà sicuramente delle resistenze, in primis quella dei recettori del dolore che sono iperattivi. In una fase cronica potrei scegliere molto meglio quello che è il programma di super pulse, dove abbiamo un incremento su una metà di seguimento di secondo, perciò secondo diviso 2. In una parte ho un aumento del 30% dell'intensità, perciò se ho un 30%, aumento del 30%, ando quasi al 40%, ok? E per la seconda parte di secondo la macchina ritorna al suo 30% standard. Questo mi permette di vascolarizzare di più quella che è una stazione che vive una cronicità che sta perdurando da tempo. Spero di essere stato abbastanza chiaro su questo. Ok, siamo al termine della nostra presentazione. Se ci sono altre domande, ben vengano, anche perché poi le domande di solito creano confronto. Il confronto è sempre una buona occasione di crescita per tutti quanti, compresi coloro che qui stasera vi hanno cercato di presentare un protocollo standard. Perché abbiamo fatto questo? Abbiamo fatto questo perché molteplici sono le TECA disponibili nel mercato, pochissime sono quelle che ti permettono di lavorare molto sulla dinamicità. Ok? Sul miglioramento proprio in fase di trattamento, qualità del movimento che deve migliorare abbassando quella che è l'entità del dolore, migliorando la sua libertà di movimento e riportare il paziente alla libertà completa di movimento, ok? A quello che è il gesto quotidiano. Winback ci permette di farlo, abbiamo visto che ci permette di farlo addirittura con 5 tipologie di programmi diversi, che sono molto semplici l'1.0, il 2.0 che abbiamo visto qui, che viene molto utilizzato in dinamica, il 3.0 su Expert, il 4.0 da un megahertz, ok, molto superficiale con un manipolo specifico, scusate, a tripolare, e poi infine il 5.0 che forse anche laddove l'abbiamo a che fare col tendine d'Achille è uno dei più piacenti da parte dei terapisti, perché è quello che permette di lavorare con le proprie mani direttamente sul paziente, sulle mobilizzazioni e le cronicità fasciali, oltre che quella che è la buona qualità dell'esecuzione dell'esercizio. Ok? Buon Natale a tutti da parte mia e di Matteo. Ci rivediamo magari in un prossimo appuntamento. Seguiteci sulla pagina Facebook Winback Italia, Winback Academy, e sul sito trovate anche quelli che sono appunto tutti i vari terapisti che sono connessi nel nostro network internazionale, aperti anche al confronto e allo sviluppo tutti assieme di quelli che sono dei protocolli efficaci, perché il nostro interesse è comunque dare benessere ai pazienti. Ok? Saluti da Winback.